Allora, ciao a tutti, io mi chiamo Beatrice, ho 31 anni e sono una ricercatrice. Mi sono laureata in biotecnologie mediche e farmaceutiche nell'Università di Bari per la laurea triennale. Poi mi sono spostata a Milano per la laurea magistrale in biotecnologie mediche e medicina molecolare. Dopodiché ho cominciato il mio percorso di ricerca al San Raffaele di Milano. E ho conseguito il dottorato di ricerca in biotecnologie mediche e medicina molecolare qui a San Raffaele di Milano nel laboratorio di ematologia sperimentale. Mi sono dottorata l'anno scorso e adesso sto continuando a lavorare sul progetto che avevo iniziato durante il dottorato per arrivare alla pubblicazione scientifica. Quindi sono una biotecnologa di formazione e ho sempre lavorato sull'immunoterapia dei tumori. Questo che cosa vuol dire? Quello di cui io mi occupo io è essenzialmente cercare nuove strategie per prendere il nostro sistema immunitario, modificarlo geneticamente, con dei tool di ingegneria genetica, quindi modificarne il genoma per renderli, dei soldati molto più efficaci nell'eliminare le cellule tumorali. Perché purtroppo il tumore, mette in atto delle strategie, diverse per crescere, per rendersi sempre più aggressivo. Quello che noi facciamo è appunto utilizzare il nostro sistema immunitario che normalmente ci difende da virus, batteri, patogeni, e tutto quello che di estraneo entra nel nostro corpo, quindi anche un tumore, e lo modifichiamo per renderlo molto più efficace contro il tumore. Quindi lo rendiamo più furbo verso le strategie, diciamo, cattive che il tumore ha. Come lo facciamo? Lo facciamo attraverso degli strumenti di ingegneria genetica, quindi prendiamo il DNA delle cellule del sistema immunitario, lo modifichiamo e facciamo in modo che sia più efficace nel riconoscere il tumore, più efficace nell'eliminarlo, e nello specifico quello che, di quello di cui mi occupo nel mio progetto è, eliminare i meccanismi immunosoppressivi, quindi i meccanismi di, diciamo, addormentamento del sistema immunitario che mette in atto il tumore. Quindi rendo le cellule del sistema immunitario più sveglie e anche più capaci di resistere più a lungo nel paziente, perché l'idea è di dare al paziente una terapia che poi possa durargli per tutta la vita. Quindi anche se il tumore dovesse avere una recidiva, la nostra strategia dovrebbe funzionare nel tempo. Questo è quello di cui mi occupo. Nello specifico, quello che noi utilizziamo per modificare il genoma è il sistema delle CRISPR-Cas, che è uno strumento di ingegneria genetica che si è scoperto negli ultimi anni, che è molto versatile e molto facile da utilizzare e che ha aperto delle strade incredibili e nuove, per quelle che sono le terapie cellulari, ma non solo, possono essere anche utilizzate, ad esempio, per la resistenza delle piante a determinati patogeni, sono ad esempio utilizzate in alcuni test per detectare gli antigeni del Covid. Sono dei sistemi veramente versatili che possono essere usati in mille applicazioni diverse, proprio perché sono di disegno molto facile e anche economicamente abbastanza accessibili. È necessario renderlo, insegnare al sistema immunitario a fare questa cosa perché è vero che il tumore è visibile, per cui in alcuni casi viene visto e viene ucciso dal sistema immunitario, però il tumore è più furbo del nostro sistema immunitario, quindi mette in atto delle strategie o per addormentare il sistema immunitario, che quindi lo riconosce ma non può eliminarlo perché viene appunto addormentato, oppure perché il tumore cambia e diventa invisibile. Quindi alcune delle sue, diciamo, caratteristiche che ha sulla sua cellula vengono cambiate o alterate o addirittura eliminate per far sì che diventi invisibile al sistema immunitario e cresca, perché purtroppo il suo scopo è quello di crescere. Quindi molto spesso il sistema immunitario fallisce. Dunque, modificando il DNA delle cellule del sistema immunitario, quello che noi possiamo fare è inserire, ad esempio, sulla superficie delle cellule del sistema immunitario dei recettori, delle molecole, che possiamo immaginare come delle pinze in superficie, che possano permettere loro di riconoscere quello che noi sappiamo esistere sulla cellula tumorale. Quindi quello che facciamo è dargli tante di queste, diciamo così, pinze in modo che loro siano più efficaci nel riconoscerlo. E nel momento in cui lo riconoscono e lo agganciano, loro possono ucciderlo, quindi entrare in contatto con loro e, nel vero senso della parola, ucciderlo.
Possiamo anche aggiungere sulla superficie delle cellule del sistema immunitario delle molecole che lo rendano molto più efficace. Possiamo immaginare che, ad esempio, se normalmente il sistema immunitario può essere dotato di una pistola, possiamo, modificando il DNA, equipaggiarli con un bazooka o con una pistola molto più efficace, di modo che quando riconosce la cellula tumorale la uccida subito e con un'efficacia del 100%, in modo che il tumore non abbia modo di scappare. Un'altra cosa che possiamo fare, quello che faccio io nello specifico, è per esempio eliminare dal sistema immunitario le cellule. Scusate, delle molecole che lo rendano poi sensibile ai meccanismi, diciamo, di addormentamento che mette in atto il tumore. Per cui il tumore può decidere di spegnere e mettere a dormire il sistema immunitario con delle molecole che lo sopprimono. Quello che noi facciamo è togliere dalla superficie delle cellule immunitarie queste molecole che sono sensibili a questi meccanismi, in modo che il nostro immunitario rimanga sempre sveglio e non vada mai in quello che si chiama esaurimento funzionale. Dunque, con questa strategia ovviamente il rischio è quello di avere una risposta del sistema immunitario esagerata e quindi di perdere una specificità e di avere un sistema immunitario che sia fuori controllo. E questo è un effetto collaterale che si è visto in clinica negli ultimi anni. Questo perché sono stati introdotti nella pratica clinica degli anticorpi, che si chiamano anticorpi monoclonali, che vanno appunto a bloccare l'esaurimento funzionale, che vengono infusi nei pazienti e bloccano appunto questi recettori di cui vi parlavo prima, per impedire che appunto le cellule del sistema immunitario diventino esaurite e si spengano e si addormentino. Cosa succede però? Che questi anticorpi, se infusi nel paziente, spengono ovviamente tutta la risposta, impediscono lo spegnimento di tutta la risposta immunitaria. Quindi quello che succede è una risposta immunitaria esagerata e quindi ovviamente i pazienti stanno male. Quello che noi facciamo è spegnere queste molecole, quindi rendere le cellule molto più sveglie, però solo nelle cellule che sono specifiche per, diciamo, le nostre cellule tumorali. Quindi non lo facciamo su tutto il sistema immunitario in generale, ma prendiamo, delle cellule specifiche del sistema immunitario che riconoscono solo ed esclusivamente il tumore e queste le rendiamo più sveglie e meno addormentate. In questo caso avrai una risposta, tra virgolette, esagerata, ma solo verso gli antigeni, solo verso le molecole tumorali. Allora, io attualmente sono in Italia, a Milano, e sono nel laboratorio di ematologia sperimentale al San Raffaele. Sì, il mio lavoro mi piace tanto. L'ho scoperto mentre preparavo la tesina per gli esami di maturità. Fino a 2 mesi prima di fare la maturità, io volevo fare veramente tutt'altro nella vita. Poi,